Bene, amici telefonia.net, siamo a Milano, presentazione Acer. Partiamo subito con questo nuovo Liquid. Anche Acer si lancia col sistema operativo Android. Come vedete, le tre facce personalizzate da Acer: quella di destra legata al mondo internet, quella centrale, la classica schermata, in questo caso sono entrato nella pagina web, quella centrale, classica schermata Android, quindi personalizzabile, col classico menu Android, presenti alcuni servizi specifici Acer, mentre schermata di sinistra dedicata alla multimedialità con foto, musica e video, quindi una buona implementazione di Acer su base Android. Camera 5 megapixel, tre colori, rosso, bianco o nero, classici pulsanti lato destro, lato sinistro. Interessante qua sopra, in questo caso li vediamo spenti, ma ci sono tre LED, uno per la notifica chiamate perse, messaggi e batteria, quindi un prodotto davvero interessante, anche perché il display è molto luminoso e abbiamo anche i tasti anteriori a sfioramento, che proveremo al più presto perché sarà disponibile tra poco a un prezzo orientativo di 399 euro. Secondo prodotto che vediamo, sempre presentazione Acer Milano, il nuovo Neo Touch della serie Windows Mobile. Come vedete la schermata è personalizzata da Acer, Windows Mobile 6.5, touchscreen resistivo ma abbastanza performante, come potete vedere dalle animazioni che stiamo facendo. Performante anche perché ha un processore Snapdragon a 1 GB di velocità di clock, 1 GHz scusate. Questa è la schermata in cui è possibile personalizzare le scorciatoie da avere in home page. Anche qui abbiamo la cam da 5 megapixel, abbiamo ovviamente tutta una serie di caratteristiche tecniche come il GPS, l'HSPA, un telefono che farà un po' in concorrenza all'HD2 di HTC e al Toshiba TG01, sia perché è molto sottile sia perché ha un display molto, molto grande da 3,8 pollici ad alta definizione. Speriamo di provare al più presto anche questo Neo Touch. Prezzo di questo telefono si aggirerà intorno ai 499 euro al pubblico. Ultimi due prodotti presentati da Acer, linea B-Touch E100 ed E200. E100, uno smartphone classico, touchscreen, Windows Mobile 6.5, molto carino, anche questo sarà previsto in più colori e anche in due versioni, E100 e E102. Cosa differiscono? Prima di tutto dal prezzo, 199 e 299, ma cosa cambia? Uno connettività Edge, l'altro connettività HSPA. Anche qua touchscreen resistivo, abbastanza piacevole, home screen Acer personalizzabile assolutamente, quindi possiamo mettere le nostre scorciatoie preferite, ovviamente classico menu Windows Mobile. Le caratteristiche tecniche sono di tutto rispetto anche sul modello da 199 Edge. Invece interessantissimo questo B-Touch E200, perché? Perché ha un tastierino fisico ma non QWERTY, alfanumerico. Acer vuole avvicinare al mondo smartphone tutti quegli utenti in cui sono abituati ad avere i 9 tasti per scrivere messaggi, quindi abbiamo la doppia interazione sia col touch, forse qua un pochino più macchinoso rispetto al precedente, ma comunque abbiamo la possibilità di usare il pad e poi la tastiera per andare a scrivere messaggi piuttosto che a interagire col nostro telefono. Un telefono molto robusto, non abbiamo problemi di slide. Acer si è messa a costruire telefoni davvero molto buoni sotto questo punto di vista. Anche questo sarà oggetto di una prova approfondita non appena sarà presente una versione al pubblico. 299 anche questo E200, compresa connettività HSPA. Per telefonino.net, Andrea Galeazzi e Luca Bordoni.